Benvenuti ragazzi a un nuovo video su Bioshock Infinite. Eravamo entrati dentro la stazione di polizia l'ultima volta e ora continuiamo. Halt! Final checkpoint. Sì. Secondo voi? Ottimo, un Grimald là. Qua niente che ci possa interessare. Yo. Troppa calma comunque. Chi è? Certo. Aia. Ciao. Allora, lì. Lì. Ok. Un po' di riparo non fa mai male a nessuno. Ah. Ok. Altri? Chi? Gio. Patriota, oh Cristo. Patriota davvero. Dove... Allora, è qua, è qua, è qua. Yeah. Sì, sì. Non girarti. Ok. I soldi nascosti. I soldi nascosti anche lì. Preso. Nada. Nada. Ah, dove sono? Arma manovella. Carichiamo la carabina. Ah, va. Anzi. Battiamo con le stesse armi. Kit medici che non mi servono e Dio quanti siete. Dov'è? Vuoto. La chiave, ecco. Addio, sì. Mia, subito. Oh. Cominciamo con la salute, allora. Mi sento già meglio. C'è il lavoro e c'è la vita reale. Mi pagano per odiare i dannati Vox. E io prendo i loro soldi. Ma che male c'è nel farsi un bicchiere con la gente della Fitzroy? Devo essermi ubriacato, però, perché ho perso la chiave dell'armadietto delle prove giocando col barista. Se lo scoprono. Idiota. Acqua. Ciao tesoro. Lavandini. E docce. Brutto posto le docce. Brutto posto le docce. Dunque. Kit. No. Le munizioni stanno andando a farsi benedire. Vuoto. Cos'hai visto? Niente di interessante. Ok. Niente che valga la pena. Oddio. Apri.
Ti va di dare un'occhiata? Davvero? Quella vecchia serratura? Sì. È fatta. Grazie. Oh, ricaricato. Dunque, saltando giù su da una scalina le armi si ricaricano. Lo prendo e basta. Cereali, bla bla bla. Tu. Più salute. Ottimo, così mi piace, così sì. Lì siamo andati. Scendiamo. Autorità di Columbia. Yeah. Di notte litigavano violentemente Lady Comstock e il profeta. Dalla mia cuccetta però non riuscivo a capire qualcosa. Dopo il peggior litigio ho visto che lei non andò alla preghiera del mattino. Così andai di sopra per controllare. Da stupida, mi soffermai. Domestica, mi chiamarono quando entrai a casa di Comstock. Quando fuggì, mi urlarono invece assassina. Ah, quindi era già morta. Eccoli là, gli strumenti. Ora dobbiamo riportarli ai Vox e poi salire sul nostro dirigibile. Voglio vedere come fai. Aiutami con questa serratura. Fammi vedere. Tutto fatto. Chi aiutiamo in realtà, procurando le armi ai Vox Populi? Aiuteremo noi stessi. Daisy può cambiare le cose, vero? Renderle migliori per la gente di qua. Certo. Munizioni. Schifo. Ok, abbiamo Grimaldelli proprio a non finire quasi. Niente. Nada de nada. Beh, di sicuro non riusciremo a trasportare tutto questo al laboratorio. Tante carabine e soldi. Ottimo. Bene. Munizioni pistola. Cos'è? Squarcio. Sembra uno squarcio. Da solo. Un'altra versione di questa stanza che non contiene strumenti. Beh, se gli strumenti non ci sono, allora... Devono essere al laboratorio. Booker, se entriamo in questo squarcio, credo che non potremo più tornare indietro. Sicuro di volerlo fare ora. Non vuole puntargli l'arma. Sì, fallo. Vuole. Beh, cosa è successo? Forza, torniamo dall'armaiolo e portiamo a termine l'accordo. Voglio essere su quel dirigibile e andarmene il prima possibile. Booker, se i Vox otterranno le armi, ci sarà una rivoluzione. Proprio come nei Miserabili. Queste persone avranno delle vite migliori. Già. Già, così, già. Boom, è esploso qualcosa. Avete mai visto una foresta all'inizio di un incendio? Prima ancora della fiamma, si vedono gli opossum e gli scoiattoli scappare fra gli alberi. Sanno cosa sta arrivando. Ma i grassi orsi con le pance piene di miele sono quasi impossibili. Daisy ha toccato queste persone. Le cose possono cambiare, Booker, e possiamo farne parte. Io non voglio farne parte. Appunto. Avuto il dirigibile, ce ne andremo lontano da questo posto. Queste sono mine. Sei nostro o sei... Ah, ok. No, 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 cosa sta succedendo qui? Sì, pazzo. Dov'è? Dov'è? Ok, in piena guerra, quindi. Arrivo! Contrario.
un bel giretto nelle skyline. Su e giù, amico. Ciao Elizabeth. Anche lei sta facendo un giro sulle skyline. Lì. Ok. Yo. Cacchio, ho sbagliato, era un amico, vabbè. Fa niente. Torna indietro. Yeah. C'è un aggancio qua vicino, no? Sì, è lì, l'ho visto. Mi serve. Ce la faccio ad arrivarci, no. Però potrei fare così. Così. E così. Ok. E da qua poi. Bam 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 bam. E giù. Moneta. Funzioni. Andiamo. Uè, quello sono io. The Witch. Cosa ci faccio lì? Qualcosa non quadra. Qual quadra non cosa in questo posto? Dunque. Viva la gente morta. Che mi dà cose buone. Lei è Booker the Witch? Sì. L'eroe dei Vox? No. Di che cosa diavolo stanno parlando? Guarda quel poster. In questo mondo sei un eroe. Ricordo di aver guidato i Vox. Slate e io abbiamo bruciato la sala degli eroi. Difficile pensare. Ci sono due memorie nello stesso Booker, posto. Torna da me. Troveremo Daisy Fitzroy. E ce ne andiamo di qui, sul First Lady. Forza, andiamo. Brutta cosa. Due memorie in una persona, brutta cosa. Sta succedendo come gli succede. Vai. Ok. Come è successo a tutti gli altri. Booker, non è ora di morire. Dai, shoot. Booker the Witch è morto per questo giorno. Il passato ha parlato per il popolo. Ora quello è il mio dirigibile. È il momento di sostenerlo. Della caduta di Pink. Alla fabbrica. Che i potenti siano deposti. Per il popolo. Per Booker the Witch. E per la bella morte. Andiamo alla fabbrica. E non la daremo semplicemente alle piante. In questo mondo. L'unico modo per essere martiri. Questa gente servono eroi migliori. In fin dei conti. L'unica differenza tra Comstock e la Fitzroy. Non scrivi il loro nome. Dio, che casino. Cioè, in quest'altro mondo sono un martire, ok. Quindi sono conosciuto da tutti. Ma se sono martire non posso essere vivo, no? Quindi dovrei essere morto. Ok. Oh, sì, apri. Cos'è? Charge. Blu, 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 blu. Tutto giù. Press to lunge at enemies, delivering a tornado blow. No, serio? Hold and release to build up a more devastating tornado blow. Cioè divento un mezzo tornado. Molto figo. Vabbè, ma qua comunque ci metto questo. Preferito sempre qua. Cecchino. Dove? Lì sopra. Dunque, organizziamoci. Laggiù, quella là. Ok, il cecchino è andato. Oddio! Aprilo! Sicuro! No, aspetta, qualcosa non va. Troppa gente, ok? Too many people, bitches. Giù.
Vai, vai Elizabeth. Olè. Adesso non li tiri più piccoli lanciarazzi, eh? Perché c'è un riparo qua? Ho paura che sfondino qua. Yeah. Prova. Mi ridai solo. Vendi sempre le stesse cose però, se... Occhio del rapace. Tuono cinese, demolitore, Vox, Rolson, pistola bordata, sbattito. Maiale? Lanciagranate maiale? Perché non mi sono? Aiuto, bacio del diavolo, no, questi no. Beh, ce l'abbiamo fatta. Non so se ti ho portato in un mondo in cui i Vox avevano le armi o se l'ho creato. Oddio. Ciao zio. Vai, combattete. Potrei aiutarvi forse, ma non lo farò. Io ho le mie cose da fare. Aia. Via, via, via. Dove devo andare? Allora, ci sono troppe cose. Tu... Allora, facciamo così. Via! Corri! In modo tale che non ci veda quella cosa. Quella torretta. Ok. Tu cosa vendi? Un secondo. No, eh. Potenziamenti. Ok. Potenziamenti. Fucile, arma scarica, fucile, cerchino, pistola, mitragliatrice e cerchino. Allora, come potenziamenti di cui stavo... Che stavo pensando l'altra volta. Ciao, zio. Ok, ora di andarsene. Tu che arma avevi? Dammi qua.